Penso che bisogna sistemare un poco questa scrivania. Che schifo è questo? Che schifo è questo? Allora. Dacci un minuto. Ah. Era da un po' di tempo che non ci vedevamo, eh. Ho detto no, stasera mi metto. Sono 1:40 di notte e mo faccio questo video. Intanto ecco qua, vi mostro che con i bitcoin non mi sono fermato, sto continuando a fare altre cosine qua. Poi magari se volete che vi devo mostrare quello che io sto facendo, no cavolo, chi consigli, ma se volete che vi devo far vedere quello che io sto facendo con i bitcoin, vi spiego tutto quanto, magari un altro video, però fatemelo sapere nei commenti. Mi è mai capitato tipo di fare un qualcosa e magari chiedere a un vostro amico: tu cosa ne pensi di questa cosa? Tu cosa avresti fatto a posto mio? E magari qualche volta ci sarà capitato che questo nostro amico ci dà una risposta opposta, no, dalla nostra, quindi ci dice che la sua sarebbe stata una reazione diversa magari ad un qualcosa che ti è successo a te. Ma questo perché accade? E infatti in questi giorni mi sono messo a leggere un libro molto 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 bello che si chiama Indipendenza emotiva. Cosa vuol dire? Vabbè, diciamo che in questo libro si parla principalmente del perché uno sta male, o meglio, quali sono le cose che ci provocano poi emozioni, no? E questo libro spiega che noi proviamo paura, proviamo rabbia e tante altre emozioni non in base a quello che ci accade, ma in base a quello che pensiamo di quella cosa che ci è accaduta. Mo vi faccio capire meglio. Spesse volte noi stiamo male inutilmente, perché magari ad una determinata situazione diamo una valutazione errata e automaticamente ci provochiamo dolore. Ed è per questo che vi ho chiesto se vi è mai capitato che avete chiesto a un vostro amico cosa ne pensasse oppure come avrebbe reagito ad una situazione. Proprio perché ognuno di noi, in base a quello che ci accade, ha pensieri e valutazioni diverse. Come può una stessa situazione farti provare emozioni diverse? Vi faccio capire meglio. Mettiamo caso, state affacciati al balcone, state a fumare la sigaretta, no? Mettiamo caso. Arriva un uomo, arriva con una mazza da baseball e vi distrugge l'auto. La vostra reazione, quindi l'emozione che voi provate, è rabbia. Ma può la stessa situazione farvi provare un'emozione diversa? Mettiamola così. Lo stesso uomo, invece di distruggere la vostra auto, sta distruggendo quella di un vostro nemico. Magari sta distruggendo l'auto di una persona che non potete proprio vedere, che odiate a morte e che magari vi ha fatto pure qualche cattiveria. In quel momento cosa provate? Rabbia o piacere? Magari ci sarà qualcuno che comunque dirà: vabbè, nemico o non nemico, comunque io non proverei piacere perché è una cosa brutta che accade. Sicuramente, ma non proveresti rabbia. Questo sta a significare, ci fa capire che non sono le cose che ci accadono a farci soffrire, ma è quello che pensiamo di quello che sta accadendo. Perché se è il gesto di quella persona a farci arrabbiare, dovrebbe farci arrabbiare anche se lo fa un nostro nemico. E invece no. E allora vi faccio un altro esempio. Mettiamo caso, io ho paura di ragni. Che poi non è che mettiamo caso, io veramente tengo paura dei ragni, non li posso proprio vedere. E mettiamo caso mi capita sta cosa. Rientro a casa, mi avvicino al mio divano, mentre sto per sedermi sopra, vedo un ragno gigante. Arrivato a quel punto, paura immensa, vai in ansia, attacchi panico, scappi praticamente. No, la mia reazione sarebbe quella di allontanarmi subito, perché per paura che possa farmi qualcosa, proprio perché a me i ragni fanno schifo. Quindi la cosa che accade è il ragno sul divano. La reazione, quindi l'emozione che provo, è paura. Ma è possibile che la stessa situazione possa provocare un'emozione e una reazione diversa? Allora mettiamo caso, in questo video ci sono tanti mettiamo caso, però mettiamo caso che ad avvicinarsi al divano non sono io, ma è un amante dei ragni, è uno che è appassionato proprio di ragni e gli piacciono un sacco. A quel punto la cosa che accade è la stessa, il ragno sta sempre sul divano, ma cambia semplicemente la valutazione che si ha dei ragni. Io la valutazione che gli do è semplicemente negativa. Un'altra persona al posto mio, una persona che gli piace nei ragni e quindi è appassionata da sti ragni, gli dà una valutazione positiva. Quindi cosa capiamo da questa cosa? Che tra la cosa che accade e tra l'emozione che noi proviamo c'è di mezzo il pensiero. Solo con questi due esempi potete capire che noi spesse volte stiamo male anche inutilmente. Prendiamo sempre il caso del ragno. Oramai non stanno piacendo i ragni. Entro in casa mia, mi avvicino,
al divano, c'è il ragno sul divano, ma caga sotto, quindi l'emozione che provo è la paura, comincio a tremare, comincio ad andare in ansia, ma ad un certo punto mi accorgo che il ragno è finto, è tipo un giocattolino, no? A quel punto io non provo più paura. E allora scusatemi, qual è stata la cosa che mi ha provocato quella sensazione negativa? Non è stato il ragno, ma quello che io pensavo del ragno. La mia paura proviene dal pensiero, proviene dal fatto che io penso che quella cosa possa farmi del male. Nella mia mente già immagino cosa potrebbe accadere e automaticamente provo paura. Ora, obiettivamente, un ragno finto non può fare niente. E infatti io che ho paura dei ragni, i ragni finti non mi fanno paura. Semplicemente perché penso che è finto e automaticamente non può succedere nulla. Perdonatemi se non mi sono spiegato bene. Ci provo almeno. Queste cose che vi ho detto, l'ho letto in questo libro ovviamente, e ve lo giuro, io non amavo leggere, non mi piaceva proprio, cioè non ero il tipo che si metteva a leggere libri, non sapevo neanche che fosse leggere un libro. Però poi, pian piano, una volta che ci ho provato, ho capito che un libro, pure una pagina di un libro, con quello che c'è scritto, può cambiare il tuo modo di vedere le cose, semplicemente per vivere meglio, no? E quindi per capire determinate cose. E questo libro mi ha fatto capire che tante volte soffriamo inutilmente. E parlando di libri e libricine e libricini, io non vedo l'ora che esce il mio libro, voglio, veramente non vedo l'ora. Dovrebbe uscire a giorni. Oggi è sabato 16, semplicemente perché è passata la mezzanotte, quindi sto registrando questo video di notte. In tutto ciò vi voglio far vedere un amico. Bello, voglio, bellissimo. Non tutti lo conoscono, è Acciacchi. Ecco qua, vedete come è bello. Tenne un po' il capello a Mauro Nardi, diciamo così, si è un po' scongiurato, però guardatelo, voglio, mamma mia. Bella, eh? Ma se in questo caso mi è capitato che persone che sono venute a casa mia gli faceva paura sta bambola, perché pensava che chissà che cazzo poteva fare, capite? E quindi è il pensiero, amici. Però è molto bella, devo dire la verità, l'ho comprata su Amazon, già lo so, mo mi chiedete quanto costa, quanto è fatto. Vi lascio il link nella descrizione di questa bella bambolina e mi fa compagnia, devo dire la verità, quando Raffaele sta di là a fare le live, faccio vedere com'è carino. Vado, fa un po' impressione, questo sì, guardate, oh mamma mia. Comunque vabbè, vi lascio il link della bambola e il link del libro che vi consiglio di leggere, è molto, ma molto bello. Io ultimamente sto leggendo esageratamente, però l'errore che faccio è che salto da un libro all'altro e quindi rimango a metà un po' tutti e mischio un po' con la mischia francesca, ok? Quindi faccio un po' di bordello. E vi stavo dicendo, non vedo l'ora che esce comunque il mio libro, e sta a momenti, oggi è sabato, tra domenica, lunedì più o meno, dovrebbe uscire. Speriamo bene, perché devo aspettare solo che è completa la grafica e poi dopo mando tutto a Amazon e, se non sbaglio, in 24 ore già il libro è in vendita su Amazon. Poi in ogni caso farò un video proprio per questa cosa qua e ne parlerò molto più approfonditamente, magari per chi è indeciso se acquistarlo o meno. Racconterò, io farò tipo una recensione del mio libro e quindi automaticamente poi, se sarete interessati, lo acquisterete, se no non fa niente, non ci pigliamo color. In questo angolo qui possiamo ammirare il nostro Raffaele, che è impegnato in una live, sì, in una live di YouTube molto, diciamo, competitiva, vediamo. Sì, abbiamo 500 spettatori che stanno ammirando le nostre gesta. Diciamo come giochi, la tua bravura. Sì? Ragazzi, da me. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che abbiamo parlato, diciamo, in questo video, perché mi fa piacere leggere i vostri commenti, mi fa piacere, perché io li leggo tutti quanti, ve lo giuro, li leggo tutti quanti. Se volete farmi qualche critica costruttiva, se volete dire qualsiasi cosa, io e Chucky stiamo qua e leggiamo. Quindi aspetto un vostro commento. Ripeto che il link del libro sta nella descrizione, quindi è inutile che mi venite a contattare su Instagram, Carmine, il libro è... Trovate tutto in descrizione, sia Chucky che il libro. E siamo a posto, quindi io e Chucky penso che adesso andiamo a dormire, perché si è fatto notte, e vi diamo una buona notte anche a voi. Se lo state vedendo di sera, se lo state vedendo di giorno, buongiorno. Se lo state vedendo di pomeriggio, buon pomeriggio. Arrivederci, ragazzi.